Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono tornata con la recensione di un libro che ho letteralmente amato. L'ho finito di leggere da pochissimo e come potete vedere alle mie spalle la copertina, meravigliosa illustrazione di Mattia Ottolini, veramente stupende, tutte le illustrazioni che si trovano sul libro sono stupende veramente. Come potete vedere dalla copertina, il libro è Nina e il numero aureo di Moony Witcher. Finalmente è uscita la sua quinta avventura, il libro l'ho comprato subito e l'ho letteralmente divorato in neanche 3 giorni. E per me è veramente un onore fare questa recensione perché poi con molto piacere la vorrei far vedere a Muni e quindi spero che le piaccia. Allora, io vi anticipo un po' la trama, ovviamente non ci sono spoiler, quindi potete vedere il video tranquillamente. Allora, torna una nuova fantastica avventura di Nina, convinta che Carcon, il perfido conte alchimista, sia stato sconfitto per sempre e purtroppo invece non è così. Tutto accade in una notte mentre Nina dorme tranquilla e all'improvviso sente la risata satanica, quella proprio perfida del conte. E lei ovviamente capisce che è un presagio molto ma molto importante da non sottovalutare, però non riesce a credere che il conte sia tornato in vita. E invece purtroppo è così. È stato resuscitato da due suoi antichissimi parenti, e si chiamano Jacopo e Livio, padre e figlio, Jacopo e Livio Borio. Io vi dico, mi sono scritta un po' di cose perché non voglio assolutamente dimenticarvi di dirvi niente, ecco, quindi mi sono appuntata un po' di cose da dire. Questi suoi avi sono riusciti a riportare in vita lui, il suo aiutante, Visciolo e i due gemelli. Quindi vi dico, proprio, diciamo che c'è tutta la compagnia del male, tutta riunita di nuovo e veramente metterà in serio pericolo la vita di Nina e dei suoi quattro amici, Cesco, Fiore, Roxy e Dodo. Ovviamente Nina si ritrova ad affrontare nuovamente questo suo nemico, però c'è da dire una cosa, questi due parenti sono tornati in forma di fantasmi e come si vuole rispettare ogni storia, ovviamente, se ci sono due fantasmi cattivi che patteggiano e aiutano il cattivo della situazione, ovviamente anche Nina sarà aiutata da due fantasmi che sono veramente due personaggi stupendi e sono stati inviati apposta dalla madre alchimista Eterea. Ed è stato proprio uno strappo alla regola, perché in teoria loro non possono ritornare in vita per aiutare, però, data la situazione gravissima che si sta creando sempre a causa di Carcon e dei suoi due parenti, ha fatto questa piccola eccezione. Questi fantasmi si chiamano Giolia, io l'ho diciamo chiamata così perché c'è scritto Jolly, ero indecisa tra Giulia o Jolly, era Giolia, ed è una tartaruga di notevoli dimensioni con il guscio marrone e verde che ha un caratterino niente male, molto spigolosa, però veramente una bravissima alchimista. E Filo Morgante, un signore alto, magrissimo, con la barba lunga e i capelli lo stesso lunghi. E ovviamente ispirano, ovviamente, felicità, nel senso un senso di aiuto che possono ovviamente, aiutare Nina a sconfiggere Carcon nuovamente. Tutto, però ruota attorno a questo numero aureo. Che cos'è il numero aureo? Il numero aureo è il numero 1,618, è lo scrigno della vita. Proprio è l'energia della vita stessa. E che cosa ha fatto questo cattivo di Carcon con i suoi due parenti cattivissimi, fantasmi super cattivi? Hanno spezzato in quattro parti questo numero e ovviamente le conseguenze sono gravissime, proprio perché se si viene a distruggere queste quattro parti e soprattutto se, non ci se, la, non, cioè, se Nina non riuscirà a ricomporre le quattro parti del numero aureo entro 90 giorni, il nulla avrà proprio il sopravvento sul tutto. Ovviamente Nina verrà aiutata dai suoi quattro amici e da questi due fantasmi, però avrà un contatto anche con la madre alchimista Eterea che donerà il suo cuore dove verranno rimessi dentro i quattro pezzi, in quanto la bolla che conteneva questi quattro numeri è stata proprio rotta. E questa bolla si chiama Demiurgica. Io adoro veramente i nomi che sono stati inventati per ogni elemento alchemico, per ogni oggetto indispensabile che sarà. Io li adoro questi nomi perché sono bellissimi, fantasiosi e
sono veramente fantastici. Quindi, come vi dicevo prima, questa demiurgica appunto è stata sostituita dal cuore stesso della madre alchimista e quindi è stato un gesto estremo. Questo per farvi rendere conto della gravità stessa della situazione. E ovviamente questi quattro numeri sono custoditi da quattro guerrieri. Questi due guerrieri si chiamano dormienti e sono delle statue gigantesche di pietra che appunto sono messe lì davanti ad ogni fortezza e Nina dovrà scoprire dove sono stati messi e appunto dovranno sorvegliare questi numeri e non farli prendere da Nina. Oh, in questo libro, perché ovviamente oltre a questa avventura ce ne saranno altre due, quindi se non ho capito male ci saranno altri due nuovi libri di Nina che io sono super felicissima, espresso felicità da tutti i pori, già alzo il pensiero di poter leggere altre due, ben due, e non una, ma ben due avventure, io sono super felicissima. E in questo primo libro Nina troverà i due numeri dell'1,618 che è il numero auro, il numero 1 e l'altro numero 1, mentre il 6 e l'8 sono custoditi in due posti segretissimi e Nina dovrà scoprire quali sono, però non accadrà diciamo, questa prima avventura di questo ciclo nuovo del numero aureo e Nina dovrà scoprire appunto dove si trovano. E io ovviamente non vi dico come va a finire perché per scoprirlo veramente finale stupendo, però veramente senza fiato perché mi ha letteralmente tenuta incollata le pagine e questo ve lo posso assicurare veramente ed è un libro sorprendente. Io non vedo l'ora di leggere le altre sue due avventure, quindi io vi consiglio di comprarlo e di leggerlo perché se avete amato le avventure meravigliose della bambina Sesta Luna alla ricerca e al ritrovamento dei quattro arcani, questa avventura col numero auro veramente vi lascerà a bocca aperta come ha lasciato a bocca aperta me, perché è pieno di colpi di scena. Ecco, quindi io non vi anticipo come va a finire, però sappiate che Nina adesso è impegnata alla ricerca dei quattro numeri, quindi di queste quattro fortezze dove sono custoditi questi numeri. Ovviamente sono fortezze segretissime disseminate per il mondo, diciamo, perché si trovano tutti in luoghi diversi. E veramente per me è stata un'immensa gioia leggere questo libro. Non vedevo l'ora. E ho aspettato il 24 ottobre, la data di uscita, con trepidantissima attesa. Il libro costa 12,90 € ed è edito dalla casa editrice Giunti Junior. Vabbè, l'età di lettura mi sembra dei 10 anni, insomma, io avendone 22 non me ne è fregato niente perché io adoro Nina e il suo mondo e anche se avevo 50 anni, se avessi avuto 40 anni, io l'avrei comprato uguale perché le avventure di Nina sono stupende, veramente. E una cosa che ci tengo a dire, che il cattivissimo situazione Carcon, che a me personalmente non è mancato per niente, invece Nina sì, è tornato più potente di prima e ha stabilito una nuova era, l'era dell'oro buio, precisamente il 17 settembre. Perché? Perché ovviamente ce l'ha con Nina, gli ha rubato i quattro arcani, gli ha distrutto a momenti tutto il laboratorio e quindi è ancora più pericoloso e cattivo che mai. Quindi Nina dovrà stare molto attenta perché i due parenti sono molto astuti ovviamente e furbi, però anche lei che è saggia, è brava e non si lascia prendere dalla paura e grazie anche ai suoi quattro amici, veramente è una lotta che non vedo l'ora di sapere come andrà a finire per quelle altre due avventure che farà, però veramente è una lotta che ti lascia col fiato sospeso, veramente la storia è avvincente e molto intrigante. I luoghi sono descritti benissimo, cioè veramente, quando ho letto le varie descrizioni del pianeta di Xorax, di un viaggio che Nina fa proprio nel mondo dell'amore. Ecco, quella è stata una delle descrizioni che ho amato più di tutte in assoluto nel libro. Veramente, sono delle descrizioni fantastiche, che il bello è che è come se tu stessi veramente lì, quindi è ancora più piacevole, cioè veramente è come se tu stessi facendo quell'avventura con Nina, è veramente, veramente bello. Quindi tutto ruota intorno a questo numero auro che è proprio l'energia, è lo scrigno della vita e Nina ha un compito super, ma super, super difficile. Ed è molto bello vedere con quanta passione, ovviamente, e quanta dedizione ci mette sia per suo nonno Misha che per la madre alchemica, la madre alchimista Eterea, che ha appunto sacrificato il suo cuore che fa diciamo da bolla, da scrigno dove riporre i quattro pezzi di questo numero auro che deve essere assolutamente ricomposto
altrimenti il nulla avrà il sopravvento su tutto e ovviamente il bene scomparirà del tutto, come si può ovviamente capire, ecco. Quindi Nina ha un compito super difficilissimo, ma che onorerà al meglio che può, ecco. Io sono straconvinta che sarà così, anche perché veramente Nina ha una forza stupenda. Poi è veramente bello proprio il legame di amicizia, e poi lei che si innamora di Cesco, e ovviamente anche il sentimento è ricambiato, ed è veramente bellissimo sapere che è sbocciato questo amore puro e bello tra di loro, che rafforzerà ancora di più il loro legame. E io vi dico, veramente ve lo consiglio. Se avete seguito l'avventura di Nina, questo non potete perdervelo, perché vi sorprenderà ancora di più. Veramente un'avventura scritta in una maniera eccezionale, e io faccio i complimenti a Moni, perché veramente mi ha fatto sognare ancora una volta con l'avventura di Nina, e io veramente la ringrazio di cuore. Quindi io veramente, fatemi sapere se voi l'avete letto, se conoscete il mondo di Nina, io ve lo straconsiglio alla grande. Tra poco troverete anche la mia recensione scritta sul blog, perché ci tengo anche a scriverla ovviamente, e leggetelo, veramente è straconsigliato. Non badate all'età di lettura, che è 10 anni, perché io vi ripeto, avendo 22 anni me ne sono strafregata alla grande, perché per me le avventure di Nina non hanno età. Quindi io ve lo consiglio, vi ringrazio per essermi stata ad ascoltare, e veramente grazie, grazie di cuore, grazie Muni, veramente grazie di cuore, e ci vediamo alle prossime recensioni. Grazie che siete così tanti, io non finirò mai di ringraziarvi veramente, perché siete in tantissimi a seguirmi. Spero vi sia piaciuta questa mia recensione, non ho fatto spoiler come è giusto che sia, però vi ho voluto proprio mostrarvi le mie emozioni, i miei pensieri riguardo questa bellissima avventura di Nina. Quindi ci vediamo prestissimo, ciao a tutti. E adesso questo messaggio è per te, Muni, perché veramente mi rivolgo a te tramite internet, che è l'unico mezzo che mi permette di comunicare con te, per ringraziarti per aver arricchito la mia infanzia con queste meravigliose avventure di Nina e del suo mondo alchemico, che io porterò nel mio cuore per sempre, veramente. Io grazie, grazie, grazie. Io tantissimi anni fa lessi le avventure, i primi libri, i primi 4 libri di Nina, e veramente è stato amore a prima vista. E adesso, avendone 22, è ancora una gioia sempre più immensa leggere la quinta avventura, e ovviamente sai, io non vedo l'ora di leggere le altre due avventure, perché Nina ovviamente dovrà ancora cercare gli altri due numeri del numero aureo. Io veramente ci tengo a ringraziarti con tutto il cuore, perché sei sempre disponibilissima a rispondermi sul tuo profilo Facebook, qualsiasi cosa che ti scrivo, dopo un po' ricevo anche una faccetta sorridente, un cuore per me significa tantissimo, perché sei veramente una persona disponibile, perché essendo famosa, sai, non tutte, tante persone famose, tu scrivi una cosa sul loro profilo, sulla loro pagina, non sempre ti rispondono, invece tu, ho visto che sei disponibile con tutti, ed è una cosa bellissima che apprezzo tantissimo in te. E veramente, grazie di cuore, io non so più come dirtelo, però grazie, grazie, grazie di cuore veramente. Grazie alle tue avventure, ai libri di Nina, ho avvicinato alla lettura una ragazzetta che aveva 11 anni, e per me veramente è stata una gioia immensa, perché ha scoperto il mondo bellissimo e magico della lettura, e veramente sono felicissima di averle fatto conoscere le avventure di Nina, e proprio grazie a te che adesso veramente le piace tantissimo leggere. Io ti ringrazio di cuore, veramente grazie, grazie, grazie. Io spero che la recensione ti sia piaciuta, e vorrei poterti conoscere di persona, però va benissimo, ovviamente mi accontento anche del canale web e di dialogare con te tramite Facebook. Ti seguo anche su Twitter e sul tuo bellissimo blog, e veramente grazie, grazie di cuore. Attendo con impazienza le altre tue avventure, che ovviamente leggerò, e niente, ti voglio bene veramente, ti mando un bacione grandissimo dalle Marche, dove abito io, e grazie veramente di cuore. Ciao.